Riccardo, oggi ci presenti un piatto molto sfizioso, l'affettato di mare. Esatto, allora l'affettato di mare è un antipasto che esce un pochino fuori dalle regole rispetto ai classici antipasti normali, perché trovate anche delle cose un po' particolari e soprattutto ci sono dei prodotti fatti da noi. L'affettato di mare generalmente comprende carpacci, si varia sui carpacci freschi, potrebbe essere spada, salmone o tonno. In più abbiamo inserito delle soppressate di seppia e mazzancollo, è molto bello perché un colore arancione per il mazzancollo e una soppressata di seppia che è nera con le venature bianche e dà anche un pochino più di spettacolo al piatto. E in più abbiamo la porchetta e roast fish di tonno che sono di nostra produzione, praticamente solita cottura, solita pilettatura della porchetta e roast fish normale, soltanto fatto con il filone del tonno, quindi trasformiamo il maiale in pesce. Piatto molto bello. Esatto, e poi in più su questo piatto, soprattutto sulla porchetta e roast fish, abbiniamo una glassa che è al frutto della passione, che praticamente l'acidità della glassa al frutto della passione a contrasto con le spezie rende tutto molto più, cioè un composto molto buono e che è molto più delicato.